Ciao, vediamo di fare un ragù di pesce bianco o semibianco, ragù di triglia. Gli ingredienti sono 3 etti di triglie, a me piacciono quelle di scoglio, pulite, freschissime. Uno spicchio d'aglio acciaccato e infiocinato. 4 pomodorini. Un rametto, facciamo 2 di timo limonato. Sale, olio extravergine di oliva. Se vogliamo ci possiamo mettere anche il peperoncino, ma dato che io lo devo fare per la mia bambina, niente peperoncino. Oggi è una bella giornata e quindi cuciniamo fuori, dai. Allora, abbiamo visto gli ingredienti, ho già messo un padellino sul fuoco, tanto è una cosa velocissima, il pesce meno si cuoce, abbiamo visto, meglio è. Quindi, un pochino d'olio. Mettiamolo qua, sul peperone, che tanta soddisfazione mi dà. L'aglio. Il timo limonato e cominciamo con un coltello a seghetta a preparare i pomodorini. Devono dare solamente, come ho detto, il colore, quindi li tagliamo a dadini. 2 pomodorini più che sufficienti qua se siete in 2, 4 pomodorini più che sufficienti se siete in 4. Io faccio la roba per 4 perché poi si può mettere anche via e usare domani, no? Nel frattempo l'aglio sta andando, abbasso un pochino il fuoco, perché come al solito non lo voglio far bruciare. Mentre sono qui che taglio i pomodorini, un piccolo consiglio per chi di voi ha la fortuna come me di avere un bel tagliere di legno a questa maniera. Per conservarlo meglio, finito di cucinare, si lava con acqua, mai col sapone, mai, perché il legno lo assorbe, si lava con acqua e poi, prima di coprirlo con un panno o con il suo telo apposta, prendete uno Scottex e olio di semi, olio d'oliva, una bella passata di olio, che così il legno si mantiene sempre in splendida forma. Se vi dicessi quanti anni ha questo tagliere, non ci credete. Questo io me lo ricordo da quando sono nato. È ancora eccellente perché viene sempre trattato in maniera adeguata. Allora, pomodorino messo dentro, una gelatina di sale, a questo punto il pomodoro si sta colorando. Si sta appassendo. Aspettiamo 2 minuti. Ci vediamo tra 2 minuti. Allora, il pomodorino si sta appassendo piano piano. Io a questo punto, per evitare l'amaro, levo i rametti di timo, perché sennò perdono le foglioline. Poi il timo è un'erba aromatica molto forte, quindi non importa tanto. Il pomodorino è bello appassito. E cominciamo a disporre i filetti di triglia che dovrebbero essere stati puliti per bene al pescatore. Allora, le triglie hanno la particolarità di essere pienissime di vischi, di spine. In quelle più grandi, tipo questa, passiamoci sempre la mano sopra, perché passandoci la mano così, le dita, si riesce a sentire dove sono le vische. Alcune, specialmente quelle ventrali, qui si riesce a togliere bene a mano. Altre invece ci armiamo di una bella pinzettina, la pieghiamo dalla parte del dorso dove c'è qui la conduzione dei filetti e con la pinza si riescono a togliere le lische più grosse. Nei filetti più piccolini è di secondaria importanza perché sono talmente leggere, morbide, che spariscono, però queste qui, specialmente perché le devo dare alla bambina, ci presto un pochino più attenzione.
tac, vengono via benissimo. E poi, casomai, diamo anche una controllatina che il pescivendolo abbia fatto il suo mestiere e le abbia squamate per bene. A posto. Allora, lavatina alle mani. Il pomodoro è praticamente disfatto, io nel frattempo ci ho aggiunto altra acqua. Alziamo un po' il fuoco perché l'avevo messo a fuoco basso. Poi il cartoccio, lo metto qui, l'acqua alle piante. Il coltello non ci serve più. E arrivo. Allora, e là. Fine, quella non si raccatta più. Quindi invece di essere 3 etti e mezzo, sono 3 etti e 20. L'aglio c'è ancora, eh? Fino alle mani. Giratina di sale propiziatoria, non troppo, il pesce rimane sapido e si fanno prendere colore dalla parte della pelle. Ma qui c'è questa qua, guarda, prendiamola col coltello. Non ci serve più e la mettiamo qui perché sennò la ripesto e batto una botta. Io per la trigliettina e la bianco di triglia ci vedo tanto bene gli elicoidali, mi piacciono veramente tanto. Allora, a questo punto mettiamo la fiamma al massimo. Lasciamo prendere bene bene il bollore e una sfumatina. Possiamo cominciare già a girarle e girandole vi accorgerete che si cominciano a rompere e a noi del fatto che si incomincia, anzi intanto leviamo l'aglio, tanto il suo mestiere l'ha già fatto. Noi che si rompano ci fa altro che piacere perché tanto dobbiamo fare un ragù bianco. Guardate la meraviglia, guardate come sta venendo bene. Vuole veramente poco. Non importa neanche usare il coltello. A questo punto io spengo addirittura il fuoco, tanto il calore della padella è sufficiente. Ed eccole qua. Un bel ragù bianco di triglia di scoglio. Non vi resta che calarci la pasta e godervela. Buon appetito!
Pensavate fosse finito qui il vino? No, ma la si pulisce. Dopo aver cucinato, si pulisce. Cencino. In un milito d'acqua e strizzato bene. Carta da cucina, olio di semi, non importa usare l'olio d'oliva. Adesso si lascia un pochino asciugare e poi si copre.